could just watch. Oh. La Juve ha archiviato la pratica, sì. È passata da prima del girone. Passata prima, sì sì sì. Intanto salutiamo tutti, visto. Ma perché io dici sempre tu salutiamo? Eh sì, perché. Ma lo posso dire? No, perché tu attacchi sempre col discorso. E quindi io ne approfitto per salutare prima che ci dilunghiamo troppo. Quindi, ok, bella a tutti. Bella a tutti. Vuoi dire qualcosa sulla Juventus? Sì, stavo dicendo che la Juve archivia al primo posto senza troppi problemi, insomma, porta in casa 2-0 tranquillo. Pensavamo qualcosina di più, ma Dybala all'ultimi secondi praticamente ha fatto, sì, un tiro fuori di poco. Si è mangiato, non dico si è mangiato un gol, però comunque poteva arrivare pure si è mangiato un gol. Poteva arrivare, cioè, pure poteva il segnare, e io che cosa avevo pronosticato oggi nel titolo dei pronostici? Attenti a quei due, insomma. Che erano Higuain e Dybala. Dybala non ha segnato, per poco Higuain gliel'ha buttata dentro. Higuain sì, ce l'ha fatta proprio, gliela proprio buttata, zeppato, sì. Ma vogliamo parlare del fatto che ci stanno, sono passate a Juve e Napoli da prima del girone. Oggi non riesco a parlare, sarà sto cazzo di freddo qua dentro. Però, cioè, ho già capito dove può arrivare, che ci stanno delle seconde classificate molto molto pericolose. Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco. Mannaggia la puttana. Cioè, quindi dobbiamo cominciare a fare questo discorso, anche perché i sorteggi ci saranno lunedì, da quello che ho capito. Sì, ci saranno lunedì alle 12. Lunedì a mezzogiorno, quindi raga, le probabilità cominciamo... che se becca una prima della classe, che in realtà è passata da seconda, sono veramente elevate. Sì, e perché... qua i big match si sprecano. Sì, i big match si sprecano, ma cioè dobbiamo pensare che tutte queste tre che sono passate come seconde le possiamo prendere tutte, perché comunque non ci abbiamo giocato nei gironi contro. Certo, è quella la cosa brutta. E non sono italiane, quindi di conseguenza... Ragazzi miei, so cazzi amari secondo me. Sì, sì, quindi la vedo molto dura, speriamo bene, perché comunque stanno altre seconde. Comunque, ti dico la verità, il Napoli è in ripresa, la Juve è in ripresa, è rientrato anche Dybala, Pjanic, comunque nel bene o nel male ultimamente sta fornendo qualche bella prestazioncina. E quindi, cioè... però comunque andà a giocare sui campi più che altro, perché quando stai in casa te la giochi con chiunque, perché è casa tua. Però quando vai a giocare in casa del Real Madrid, al Santiago Bernabeu, all'Allianz Arena contro Bayern Monaco oppure all'Etihad, insomma, però secondo me qualcosa lo possono tirare fuori. Ma sicuramente se la possono lottare, cioè ovviamente è più attrezzata la Juventus per questo tipo di rispetto scontri rispetto al Napoli. Però aspetta che rientra Milik e poi ne riparliamo, c'è tempo. No, per carità, però assolutamente comunque. Però comunque la Juventus è già lo scorso anno fino al 90esimo e vuoi dire che c'ha più esperienza, esatto, europea, esatto, quello c'ha sicuramente più esperienza a livello e europeo, e quest'anno c'ha giocatori sicuramente più attrezzati proprio per vincere questa competizione. Ma rotta il mercato, ma sicuramente lo ha fatto proprio su quell'obiettivo. Sì, infatti l'obiettivo dichiarato della Juventus era Champions League per quest'anno, perché altrimenti non andavi a spendere 90 milioni per Higuain. Assolutamente. E sì. Quindi stavo dicendo, insomma, la Juventus è più attrezzata, perché fino alla, cioè, l'anno scorso, fino al 90esimo minuto contro il Bayern Monaco, era virtualmente passata ai quarti di finale. Quindi gli auguriamo di riuscirci pure stavolta, e magari di arrivare fino in fondo. Certo. Sarebbe bello vedere una finalista di Champions League come succedeva tanti anni fa, magari, appunto magari l'italiana. Ma pure in Europa League mi basterebbe. Ma una bella italiana, sì, che se la non gioca. Parliamo di sto tasto che potrebbe essere. Senti, visto che hai parlato di Europa League, domani potremmo fare appunto il pronostico d'Europa League. Sì, i pronostici d'Europa League, sì, ma possiamo fare il dopo partita della Roma. Ovviamente, certo. Va bene, perché no? Se arrivano 350 like su questo video. Certo che sì. Quindi commentate, condividete, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Vabbè, perché abbiamo chiesto comunque 350 mi piace, insomma. Vi quindi era scontato. Se andiamo di là, perché qua fa freddo, di là ci abbiamo i riscaldamenti, cioè io della estate, ed è qua praticamente il polo. Io polo... me vado a dormire proprio. Va bene. Stanco. Pure io. Bello. Ciao, raga, buonanotte.